Equilibrio di bilancio? Se la vedrà il commissario, perché quello che con ragionevole certezza doveva essere l'ultimo consiglio provinciale nella storia di Brindisi non si è tenuto. I motivi tecnici, mancanza di numero legale, quelli politici, guerra preelettorale tra centrodestra e parte del centrosinistra, quelli finanziari, non c'è una lira e manco un euro. Ma guai ovviamente a prendersene le responsabilità con gioco di scaricabarile tra i vari esponenti. I vassalli di Vitali attaccano i vassalli di Ferrarese. I vassalli di Ferrarese attaccano i vassalli di Vitali ed il governo, e il PD, a metà tra il laboratorio e il buonsenso, non sa più che pesci prendere. E così ecco l'ultimo atto del Consiglio provinciale, firmato dall'assessore al bilancio Vincenzo Baldassarre. L'ordine del giorno in esame, ricognizione, stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio, viene ritirato in quanto si rilevano, udite udite, incongruenze tecniche di stampa e impaginazione. I giochi, insomma, sono chiusi e il centrodestra, un po' come la Milano degli anni 70, si arrabbia pure. Hanno prevalso interessi di bottega, e ha prevalso l'interesse personale, l'ambizione personale del presidente Ferrarese, che ha abbandonato veramente la nave, altro che manifesti che abbiamo visto in questi giorni. Il ridicolo si è raggiunto anche con la comunicazione dell'assessore al bilancio, una comunicazione che ha diramato praticamente pochi minuti prima che ci fosse il terzo appello, comunicazione nella quale diceva che per errori di impaginazione, per errori per storie assurde, insomma, il punto veniva ritirato. Noi prendiamo atto. Purtroppo oggi si mette, speriamo di no, perché qualcuno diceva che probabilmente ci sarà un nuovo consiglio, speriamo che abbiano il coraggio di presentarsi. Esisterebbe quindi la possibilità che il consiglio, pur con tempi strettissimi causa di missioni di Ferrarese, riesca a riunirsi prima della deadline del 22 di ottobre? Ci credono le forze centriste. Ciro Argese, segretario provinciale UDC, puntualizza come la maggioranza, insieme al presidente Ferrarese, stia lavorando per un riequilibrio che allontani l'ombra dei tagli ai servizi e dell'aumento delle tasse. Andare in consiglio ora, dice Argese, non serve. Lo faremo quando avremo la possibilità di far quadrare i conti. In tal senso, una mano è arrivata dalla regione, che ha erogato 240.000 euro destinati ai servizi sociali della provincia. E che Ferrarese stia ancora lavorando da presidente lo conferma il comunicato inviato in mattinata, in cui lancia un appello ai parlamentari. Sono ancora qui per chiedere ai parlamentari di questa terra di chiedere al governo un decreto urgente, ottenibile in pochi giorni, per farci stornare dal taglio, imposto sempre dalla stessa legge del 7 agosto, la somma per salvare l'Università di Brindisi e la Santa Teresa Spa, dove lavorano più di 140 dipendenti. Se i parlamentari, tra i quali l'amico Vitali, ottenessero questo risultato, e se il governo concedesse a Brindisi il mantenimento dello status di capoluogo, allora Ferrarese rimarrebbe al suo posto fino all'accorpamento. Come dire, arrivederci presidente, ci vediamo in Parlamento.